Ciao! Ti stai per caso chiedendo cos'è Titan Soul? Ebbene, non lo so neanche io! Attenzione, qualità e divertimento non garantiti! Il nostro protagonista, l'eroe, è un omino molto piccolo che arriva in dissolvenza dall'oscurità. Da uno zaino che non possiamo vedere fuoriescono un arco e una freccia. E il nostro eroe impallidisce, ma non demorde, e con tutta la forza che ha in corpo rilascia il pallore in pallina. Ma ad un tratto il pallore in pallina, facendomi venire nausea, inizia a tremare. E in un'esplosione di luce attira a sé arco, freccia ed eroe, che iniziano a ruotare come se fossero governati da un mini pimer. Gran bel gioco, eh? Grazie. Prego, no, ma la figa, che è un bel gioco, me l'ha detto un mio amico. Ed ecco che inizia il nostro viaggio. Come ogni avventura che si rispetti, si parte accendendo degli interruttori. Ah, recuperiamo la freccia, giusto. Il nostro primo bivio. Prendo di qua. È più forte di me, devo prendere anche l'altra strada. Per par condicio. Ora dobbiamo accecare una porta. Questo sì che è un colpo d'occhio. E si può proseguire. La freccia! Ah, già. Impariamo a rollare. C'è il doppio senso? No. E a scattare. Foto? Ah, no. Accechiamo un'altra porta. Scusa. Vabbè, dai, chiudi un occhio per questa volta. Calpestiamo un grifo, per fortuna non esplosivo. Giriamoci e guardiamolo molto male. Nuotatina. Saliamo dai rampicanti. Ce ne sono anche lì. Prova, magari un passaggio segreto. Sarebbe fantastico e infatti no. Accechiamo l'ennesima porta. La freccia! Sì, la prendo! Si comincia! Siamo finalmente pronti ad affrontare il primo titano. Una protesi in silicone al gusto menta. Dividiamolo a morte! Stava giocando lui. Riproviamoci. Pungi come un'ape, schiva come una farfallina. Per dindirindina, questo fluido rallenta tantissimissimo. Ma quando tutto sembrava andare per il meglio, un attacco a tenaglia stronca il secondo tentativo. Ma non ci faremo fregare una terza volta. Ma non ci faremo fregare una quarta volta. Spero non così facilmente, almeno. C'è qualcosa che non va. Comincia a insinuarsi un dubbietto. Ho la mezza sensazione che non si stiano dividendo più. Già, sono proprio sveglio. Io l'avevo detto. Questo è il tentativo numero 5. Quello in cui mi rendo conto, finalmente, che devo colpire il cuore per uccidere il titano. Quindi mi dedico solo a quella parte. Dai, alla fine 5 tentativi non sono neanche poi così tanti. Eh sì, perché in questo riesco a battere il titano. Burla! Uno, due, azz! Tre, quattro,
Ariaz al quadrato. Quattro. Az elevato alla perdindirindina. Ok. Cinque. Ah, devo estrarre la freccia. Ti vedo un po' meno spavaldo. Pausa. No. E secondo titano sia? La briglia. Ah. Buona fortuna. Ed eccoci davanti al secondo titano. Un di 6 praticamente. Hai fatto uno, fallimento critico. Vieni qua che ti ammazzo. Aiuto. Dicevamo? Ah, sì. Titano 2. La prima volta che l'affrontai mi uccise sparando un raggio laser dall'occhio. Ma non gettai la spugna. No. Riprovai. Cercai di evitarlo. Era molto rapido. Non bastò. Come potevo fare? Decisi di punzecchiarlo da un'angolazione diversa. E cominciai a studiare i suoi movimenti. Avevano un qualcosa di ritmico. Era ancora fuori portata. Ed era cattivo. Provai con più calma. Lo spaventai. Lo spinsi. E gli diedi qualche testata. Ma non abboccava. Aspettava il momento giusto per uccidermi. Avevo capito tutto, ormai. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Quanto godo.